Ciao e grazie, benvenuti in questa sesta puntata di Bar Stadio. C'è già un ospite che sicuramente conoscerete, Marco Tajana, Ciao a tutti, buona serata. e Mister Primi. Ciao e grazie. Oggi ospite d'eccezione oggi al Assolutamente. Bar Stadio. Dopo Valerio Fogli abbiamo anche il presidente. Comunque siamo felicissimi di averti qui con noi, è una cosa bella, ma parleremo di basket, pallone, però un argomento che comunque lascia parlare molte persone. Anche la nostra testata Sport Legnano ha fatto diversi pezzi, ovvero la questione degli impianti, delle strutture a Legnano. Tu sei ormai quasi un esperto in queste cose, ne parli sempre, hai avuto diverse anche problematiche. Volevo sapere un commento molto libero e senza, diciamo, peli sulla lingua. Intanto prima ringrazio voi due, vengo sempre volentieri dove si parla di sport e dove c'è entusiasmo, quindi qual è la cosa più importante? L'argomento impianti è un argomento spinoso ed è un argomento molto amaro. Parlo non da più che da presidente di una società di 500 ragazzi che è stata in A2, che ancora oggi comunque in C Gold, parlo da cittadino legnanese. Purtroppo vedere la nostra città ridotta in questo modo fa veramente tristezza. Indipendentemente dalle urla, dai reclami, da tutto quello che è stato fatto in 15 anni da me, da quando sono diventato presidente e proprietario di questa società, oggi siamo a un punto difficile perché ci troviamo costretti, ci vediamo impediti a svolgere l'attività, sia a livello giovanile che a livello della prima squadra. La cosa che a me preme e dà fastidio di più è che come città facciamo una cattivissima figura, perché quando la Federazione Italiana Pallacanestro ti scrive e ti dice perché dopo la quinta diffida, due diffide e tre multe, dalla prossima volta se ancora non hai le docce calde io non ti omologo più il campo, non puoi più giocare, non so a cosa potremmo paragonarci come No, riferimento, al peggio del peggio. anche perché, cioè, non è che si gioca un campo, cioè, il livello del campionato è un campionato, non è un campionato amatoriale, è un Ma campionato. io però mi permetto di dire che questa, Però, cioè. attenzione, qua non è un discorso di campionato, permettimi Massimo, è un No, discorso anche per i ragazzi. Cioè, se io vado a fare sport, devo avere la doccia calda. assolutamente, Questo assolutamente. poi, Io, Marco, indipendentemente da scusami quello che se sia. interrompo, l'anno scorso noi con l'Academy Legnano ci allenavamo dopo la tua, penso, l'Under 14 o l'Under 12 alle Bombisin della Riva, giusto? Sì. Lì, e è capitato anche lì che, no, freddo, No, nella no, no, lì quello però palestra vanno distinti anche ghiacciata. qua, vanno distinti un po' i problemi, rubiamo un minuto alla Assolutamente, trasmissione. tu hai carta bianca. No, ci sono problemi strutturali come il riscaldamento delle bombesine, è un problema strutturale, è sbagliato l'impianto da quando è nato il pallone delle bombesine, bisognerebbe solo rifare l'impianto. L'impianto non è adeguato al pallone, per cui quando appena appena scende un po' la temperatura è un frigo, punto. Terribile. E quello è un Soprattutto punto. per i genitori che Sì, sono lì anche per chi fermi gioca, è perché poi comunque terribile. giocare a basket o a Sì, ci sono, calcetto, sì. cioè, non è uno sport come il calcio. Io ho giocato malissimo a calcio, a calcetto per mille No, anni. dai, io mi ricordo le No! vostre schiene. Però giocavo sì, però le più forti si battevate sia quando un anno che abbiamo vinto con Chicco dell'Acqua, abbiamo vinto Grande Chicco, ci Chicco. segue sempre, Ci sono simulatore, grande simulatore. simulatore. Però invece il problema di Via Parma che si è quest'anno paventato è di due tipi, uno è legato all'acqua delle docce fredde, l'acqua fredda delle docce, e uno al freddo in palestra. Il freddo in palestra anche lì è da quando è nata Via Parma che c'è, perché l'impianto è di areazione, l'area esce alta, il termostato legge la temperatura in alto, blocca l'uscita dell'aria calda e sotto fa un freddo micidiale. Dopo le 100.000 proteste e dopo che il mio general manager correttamente ha minacciato di sospendere l'attività, sono usciti i tecnici e hanno alzato da 18 gradi regolamentari, penso a 23-24, la temperatura del termostato. In palestra ci sono 20 gradi e si sta bene. Sopra al bar è come essere alle Maldive, perché chiaramente. Però quello è il problema. Invece il problema il problema delle docce è un problema legato alla parte spogliatoi che non è legato alla caldaia della palestra perché è un'altra cosa. Non si capisce quale sia il problema, non lo so, abbiamo detto in tutte le salse, oggi siamo ridotti in questo modo qua. A me dispiace molto perché facciamo figura come città, prima ancora che come società, a fare questo tipo di discorsi. Come si può risolvere questa situazione? Non lo C'è so, guarda, un dialogo con qualcuno? noi dal mio punto di vista abbiamo fatto tutto il possibile per avvisare l'EuroPA, che è la società che ha in gestione la manutenzione delle palestre, e per avvisare l'ufficio sport e le associazioni sportive che di questo disagio. Questo è dei primi di ottobre. A oggi il problema non è stato risolto, siamo arrivati che la federazione ha detto questo. Direi che su questo argomento metterei una pietra sopra, andremo a parlare di cose più divertenti. Va bene. Allora adesso parliamo di argomenti controversi,
consone, diciamo, la trasmissione, quindi di sport, di basket. Io tra l'altro, adesso lo lascio scatenare, io ho passato con questa bellissima maglia, ne ho parlato prima col press, poi ho scelto il calcio perché ero piccolino quando facevo basket. Quando facevi, cioè adesso è l'altezza ti porta più a giocare a calcio, non so come gioca, però devo dire una cosa, che lui faceva parte di un'annata, il 1998, che ad oggi sono l'annata che maggiori soddisfazioni ci ha dato come settore giovanile, perché da quell'annata sono usciti una serie di giocatori importanti. Devo dire, soprattutto poi quelli finiti in Ama, siamo arrivati al punto più alto del nostro settore giovanile, perdendo lo scudetto under 14, proprio lo scudetto in finale con Montepaschi di Siena, di 2 a Borgo alle finali nazionali. È stato il momento più alto del nostro settore giovanile. Un sacco di medaglie a casa, veramente un ricordo bellissimo. Io adesso do lo scettro della trasmissione in questo momento a Mister Primi, che si scatenerà. No, e volevo chiederti un po' due cose su come sta andando la stagione, come Mister Saini. Siamo partiti un po' male. Sì, siamo partiti un po' male, però siamo ripresi. Adesso guardiamo il lato positivo. Ho visto le ultime 5 partite, siamo 4-1. Veniamo da 3 vittorie consecutive, abbiamo recuperato la posizione all'interno della griglia playoff perché siamo settimi. Sicuramente l'inizio non è stato facile, era una squadra totalmente nuova, ambiente nuovo anche per noi, un po' così, un po' complicato è stato, però quest'anno abbiamo un'annata da vivere senza pressione, dobbiamo arrivare poi ai playoff, poi quello che succederà. Quindi l'obiettivo è fare playoff. Fare i playoff, poi da lì vedremo cosa succederà. Devo dire che queste 3 vittorie ci hanno ridato, siamo 6 vinte e 5 perse, per cui siamo in un ambito di un record positivo. Abbiamo ancora una partita prima di Natale, perché l'ultima domenica prima di Natale saremo di riposo per il girone dispari e giocheremo sabato sera una partita difficile a Mortara con una squadra di Frombolieri, però tutto va, per il momento ci stiamo rimessi in carreggiata e va bene. E l'organico, abbiamo qualche giocatore che vuoi segnalare, qualche ragazzo che magari arriva dalla cantera. Allora, diciamo che l'organico è una Capitano Maiocco è tornato sempre presente, sempre il cuore oltre lo stadio. Sembra un po' come olio cuore, immortale. Capitano Maiocco è immortale, accanto al gruppo di un po' di senatori, lui, Claudio Corti, vabbè, chiaramente Alberto Angiolini, abbiamo 2 ragazzi, secondo me, uno sono tutti e 2 del nostro vivaio. Uno di Legnano Basket, poi Ava e l'altro Ava, uno è Alessandro Guidi, che non è più un ragazzo perché è un 96, che ha già 3 anni alle spalle di C-Gold, è un giocatore affermato per la categoria, ma che ha le potenzialità per comunque andare anche avanti. E Luca Roccari invece è un giocatore del 2001, quindi giovanissimo, che noi abbiamo preso per fare il cambio del play titolare, poi perché il play titolare ha fatto altre scelte, si trova a fare lui il play titolare. Non è semplice, perché giocare 30 minuti invece di 15 in C-Gold a 19 anni, 18 anni non è facile, però penso che in prospettiva possa essere un giocatore di importante. Quindi per il momento stagione? Stagione da 6 e mezzo, dai, non diciamo più positiva. Non stiamo facendo benissimo, non stiamo facendo malissimo, ci siamo ripresi, diciamo che se mi avessi fatto la stessa domanda un mese fa, ho visto delle partite che sono finite veramente male. Poi dopo ci siamo messi in carreggiata, abbiamo avuto anche, devo dire, un calendario difficile, perché all'inizio abbiamo incontrato molte di quelle più forti e adesso un po' di quelle più in fondo alla classifica, quindi ci ha non agevolato all'inizio, ci ha un po' più agevolato oggi. Adesso la squadra sicuramente anche ha raggiunto un tono atletico, perché il problema di questa categoria è una categoria molto difficile, perché è l'ultima categoria dei dilettanti e quindi dove tanta gente va a lavorare, inizia a lavorare, si allena la sera, e quindi è anche difficile poi la parte fisica, trovare la condizione, ci vuole del tempo, però procediamo al meglio. È sicuramente un commento interessante questo che hai fatto, Marco. Io però volevo farti un'altra domanda, volevo chiederti, adesso magari anche non in veste di presidente del Legnano Basket, dei Knights, ma che cosa si potrebbe fare per migliorare il Legnano dal punto di vista sportivo, ovviamente magari creare degli impianti che sono a norma. Posso un attimo intervenire? Sempre. Voglio chiedere questa cosa a Marco, lui conosce tutte le stanze segrete di Legnano, è la chiave in giro. Piazza Cavallotti, Corso Cavallotti è stato rifatto, hanno speso un sacco di soldi, vogliono rifare la biblioteca, la zona pedonale a oltre stazione, che alla sera sembra che sia una zona un po' così ambigua, di spaccio, mica spaccio. Hanno rifatto, per dirti, adesso il campo 7 della Pace. E sembrerebbe, girava una voce in una chat di una società di calcio di Legnano, che non sia omologabile per certe cose ma solo per altre.
Cioè tutti questi soldi possono andare, che lo spesi. Entriamo dal mio punto di vista, entriamo in valutazioni politiche. Io faccio una valutazione invece più asettica, perché lì poi il fatto di fare un'opera, cioè via Cavallotti rispetto all'altra, ognuno ha le sue idee, va bene. Secondo me, indipendentemente dalle idee proprie politiche, un discorso è su una città di 60.000 abitanti, con un bilancio di almeno comunale di almeno 80 milioni di uscite più o meno di budget, tutti gli anni deve esserci una cifra coerente intorno all'1-2 milioni destinata agli impianti sportivi, perché comunque lo sport è sociale. Qualsiasi sport, qualunque parlare di bilancio, di qualsiasi sport, anche l'atletica leggera. A me piange il cuore quando vedo Via Pace e la pista atletica leggera mandata al macero, per fare un esempio. E ci vuole programmazione, non possiamo avere il Cesare Battisti che non viene utilizzato per il calcio, con tutto il rispetto del baseball. Assolutamente. Il baseball è una società storica con grandi tradizioni, però durante l'inverno, perché non deve essere usato normalmente, ma non possiamo avere un campo da calcio di via Parma che alle 8:30 la sera non può più essere usato, che il sabato o la domenica non possono esserci le partite. Il campo sport, e parlo sempre solo di calcio e non di basket, perché sempre devi essere partecipe. Parliamo ad esempio del Brusadelli, del Pino Cozzi. 30 anni fa fecero l'illuminazione sul campo in terra, cioè anche lì in terra, basta, fai il sintetico, cioè investi e finisce lì. Anche gli spogliatoi sono come quando giocavamo noi. Esattamente, e con due fari, perché ce ne sono già due che puoi rivoltarti qui, sì. Con due fari illumini anche quello. Cioè è tutto, manca da 30 anni, come tanto non lo dico stasera, voi come primizia, lo dico ormai da anni, lo scrivo, è 30 anni che manca una strategia politica sullo sport a Legnano. Tutti hanno fatto orecchie al mercante, tutti sono bravi quando sono le elezioni a dire faremo. Anche oggi, ne approfitto per l'avvocato Brumana, oggi ha fatto una difesa del Legnano Basket e ha fatto un intervento a favore dicendo che io vorrei un domani che l'avvocato Brumana diventerà sindaco a Legnano, vederlo e capire, incontrarmi per capire cosa farà, perché di queste promesse nulla vuole l'avvocato Brumana, ne ho sentite tantissime in 15 anni, nei 6 mesi precedenti alle elezioni. Poi finisce tutto in nulla, ripeto, non è il basket, è lo sport a Legnano, perché lo sport è una cosa, è un'importante materia e questione sociale. Di aggregazione. Io per primo faccio giocare 500 ragazzi, dove non guadagno un euro, ci metto soldi, ci mettiamo impegno, ci metto volontà, mi piace, è una cosa che faccio molto volentieri, non rifaccio nessuno, però essere almeno messo nelle condizioni per farlo in modo normale. Assolutamente. Però parliamo di sport, ragazzi. Parliamo un po' di cose. Adesso dai, facciamo parlare un po' di basket giocato, va bene? E abbiamo quindi parlato di basket. Adesso... Però ti posso dire una cosa, Nico, tu non sai, ma Marco è anche un grande esperto di calcio, se lo stuzzichi un po'. Sono un grande tifoso, se metto una parola. Se lo stuzzichi un po', tifoso, guarda che tu non sai, perché prima tu eri di là, io ho parlato con lui, siamo della stessa fede, siamo entrambi rossoneri. E infatti adesso volevo chiederti, cosa ne pensi del Milan attuale, delle problematiche che sta vivendo la società rossonera, Marco? La squadra determina la società ha avuto dei diversi travagli e probabilmente che ancora oggi noi non ne siamo a conoscenza fino in fondo, perché io ho le mie convinzioni, che sono mie così, convinzioni da tifoso, che determinano alla fine una non definizione di ruoli, sì. E quindi un po' di caos. Secondo me adesso intanto serve un giocatore di qualità. Banalmente, per me, l'ultima partita abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene secondo me a Bologna, ma è molto semplice in questo caso qua. Se tu metti gente di qualità buona come Benasser e recuperi Bonaventura, diventa tutto più semplice. In campo con i piedi buoni il calcio è semplice, perché è quello. Poi è chiaro, serve anche la condizione atletica, serve una certa logica. Non comprensibile il fatto di aver bocciato, di averci messo così tanto per arrivare a schierare poi i giocatori, quasi tutti i giocatori con i piedi buoni in una logica. È chiaro che in questo momento qua probabilmente è avere un po' più di cattiveria sotto porta si dovrebbe aprire la mano. Infatti quello che ti appunto metto l'assist per questa roba qui dell'attacco, Ibrahimovic, lui veramente sempre deve dirle sì, ce o no? Ce la faccio più, di no, ma di no. Io dico sì, perché secondo me il calcio è comunque nel calcio di oggi avere una punta davanti, tolto il Barcellona, che è una squadra atipica in tutti i casi. Nel resto tu del calcio devi avere davanti quello che si chiamava una volta, con rispetto però di breve, il classico pennellone. Uno che tocca la palla e ti aiuta a far salire la squadra. Poi più è bravo quello, più diventa tutto più.
però se tu fai fatica a arrivare dall'altra parte, se tu davanti a uno, domenica il Milan banalmente ha fatto più fatica perché piante, come si chiama, teneva il pallone, certo. Mentre nelle altre partite la palla. È più facile per gli altri salire. Se tu la squadra dell'anno scorso non teneva un pallone lui e tu avevi tre centrocampisti, Biglia, Bakayoko e Kessié, che partivano a 50 metri dalla porta avversaria, arrivi. Adesso hai un centrocampista che entra in area, che è Bonaventura. Bonaventura porta la palla là dentro, arriva Teo Hernandez, arriva un giocatore che portano la palla là sopra. È più semplice per tutti. Poi puoi vincere, puoi perdere, possiamo discutere il livello. Oggi non siamo inferiori a tanti. Ma la qualità dei giocatori è fondamentale. Abbiamo qui testimoni dietro le telecamere, che mi seguono su Facebook, io ho detto, se quella palla che è capitata a Bonaventura fosse capitata sul sinistro di Kessié, di Castiglieco, di Biglia, i giocatori bravi fanno la differenza. Giacomo già Bonaventura, sì, che è un giocatore straordinario, io spero che stia così anche per gli europei, perché è un giocatore fondamentale anche per l'Italia, perché è bravo di testa, è tecnico. A gamba, a tecnica, a destro e sinistro, a inserimento, a tiro, c'ha tutto, no? E poi 4 partite, 10 punti. Abbiamo sempre parlato di questo. Una delle cose del Milan, che secondo me notano in pochi, dei problemi del Milan, è il giro palla lento dietro, perché banalmente sono scarsi a fare un passaggio da qui a lì e perdono ogni passaggio 2 secondi, perché la palla messa lì. Ma quando tu fai il giro palla, metterci 8 secondi o 10 permette alla difesa e agli altri di mettersi in qualche con questo tuo pensiero mi dà un po' una pugnalata al cuore, perché vedo che non segui Mister Primi, allora ho detto apposta perché lo sai il mio video, te lo ricordi? E questa è una cosa, io divento matto io divento matto su questa cosa perché tutti guardano l'ultimo passaggio, guardano. Ma dal giro palla, poi con questo calcio di sto possesso palla esasperato che non porta mai niente, se tu fai sempre un passaggio di un quarto indietro rispetto a quello che deve essere, gli altri si mettono a posto, tu puoi andare avanti tutto il giorno e fare un palo, sei sempre lì. Noi banalmente adesso abbiamo tre quarti di difesa che comincia ad avere dei piedi buoni, togliamo il Musacchio, con rispetto parlando, però Teo Hernandez, Conte e Romagnoli, e sono migliorati rispetto a Calabria, rispetto a Rodriguez. Quando tu avevi il giro palla con quelli non andava mai da nessuna parte. Assolutamente. Ed è una cosa, vabbè, quando anche i commentatori, i giocatori di calcio, che molto bravi, vedo, non so, Adani, Ambrosini, su Sky, commentano di tutto, ma questa cosa qua non la commenta nessuno. Io trovo che sia, cioè, è lampante, cioè, se tu sei scarso, sbagli già il passaggio. Se sbagli, diciamo, dove vuoi andare? L'azione poi diventa difficile, anche se sei bravo, se di là trovi gente scarsa, però diventa difficile impostare l'azione. Siamo giunti, come sempre, anche alla conclusione di questa puntata. Abbiamo parlato di tanti temi, anche recentemente di calcio. Oggi è stata proprio una bella puntata. Sì, oggi è stato veramente. Permettetemi di fare i complimenti a Emiliano Caccio e a Giovanni Munafò per i risultati che sta ottenendo. Da tifoso, facciamo i complimenti, che secondo posto la Serie D non è facile. Io ho lanciato l'hashtag, non so se lo segui su Facebook. Hashtag io ci credo. Che probabilmente non è veritiero, ma è scaramantico. E fino a quando va. Come dicevo, comincia anche a lanciare la sottoscrizione popolare. Sai cosa diceva Oretta Berti? Finché la barca va, lascia andare. Noi che siamo datati, tu sei giovane probabilmente. Se vai su YouTube, ascolta, bellissimo. C'è un video che deve essere bellissimo. La conosco. E ringraziamo sempre anche Sport Legnano, esclusiva, siamo sempre qui alla Moiteria. Fa un po' freddo, però noi ci divertiamo. Oggi la temperatura è calata. La prossima registrazione la facciamo di sabato sera, quando è pieno. Quando ballano. Ma lì rischiamo di distrarci, perché io vengo e alla sera, quando ballano... Intanto il sabato sera da mister dovresti stare a casa. È pericoloso. Ma adesso sono disoccupato. Sono un po' come cazzo ce l'ho, bravo! Peccato che ti pagano un po' meno. Sono un signore. 35 euro, non 3 milioni e mezzo. Io sono un signore, ma qual è il problema? Perfetto. Ti sei divertito? Molto. Grazie dell'invito. Bravissimo. Da Niccolò Crespi. Massimo Primi. Marco Tajani. Ciao e grazie.